Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornata Francesca Pascale, attivista LGBTQ+. Buonasera Alessandro Sallusti, buonasera. Direttore di Libero. Buonasera Pino Corries, giornalista e scrittore. Buonasera, buonasera. Alessandro De Angelis, buonasera. Vice direttore di Huffington Post. Allora, Giorgia Meloni è soddisfatta del Consiglio europeo, ma che cosa ha ottenuto concretamente? Di sicuro, tornata in Italia, ha trovato polemiche non solo sui diritti civili. Subito dopo la pubblicità. Alessandro De Angelis, Giorgia Meloni si è detta soddisfatta della due giorni di Consiglio europeo a Bruxelles, sicuramente è stato importante il bilaterale col presidente francese Macron. Tu invece parli di un elenco di insuccessi, perché? Ma ho visto dichiarazioni particolarmente entusiastiche della Presidente del Consiglio. Sarà un caso di sindrome di Stoccolma, che si è innamorata di chi, diciamo, le impedisce, di chi la tiene prigioniera, perché insomma dall'Unione Europea non ha ottenuto letteralmente nulla, soprattutto in materia di immigrazione. Ma diamo un dato su tutti: quando ci fu la crisi siriana, sulla rotta balcanica, quella che viene dalla Turchia, per fermare un numero imponente di partenze, furono stanziati 3 miliardi in 3 giorni. Allora Ursula von der Leyen era ministro del governo Merkel, quindi la Germania, della difesa, esatto, la Germania si impose. Adesso, a fronte, la Meloni ha detto, Giorgia Meloni, che c'è un'emergenza strutturale, lo ha detto in Parlamento, ha parlato addirittura di 900 arrivi dalla Tunisia, cifra del tutto sgangherata, 900.000 arrivi dalla Tunisia, cifra abbastanza sgangherata, un esodo biblico se sommati, diciamo, a quelli dalla Libia. A fronte di questo c'è una dichiarazione di intenti, vedremo, 200 milioni, che sono una cifra irrisoria e una bella pacca sulla spalla. Ora, poi non c'è nulla sulle relocation, non c'è una politica, diciamo, europea in Africa. E sai che cosa mi colpisce? Mi colpisce il paradosso, perché queste dichiarazioni, vedremo, dell'Unione Europea le facevano anche ai tempi di Draghi, che sull'immigrazione non otteneva nulla. Il problema è che Giorgia Meloni ha vinto le elezioni contro questo, diciamo, per imporre una nuova linea. Diceva che si sbattevano i pugni sui tavoli, e l'allineamento sull'immigrazione è incomprensibile, mentre è più comprensibile quello sull'economia, perché si tengono sotto controllo i mercati, eccetera. Quindi non capisco. Tu invece hai capito, Alessandro Sallusti, che cosa abbia ottenuto in concreto Giorgia Meloni? E il tema dei migranti, per esempio, che è tanto importante per Giorgia Meloni e il suo governo, e lì si sono fatti dei passi avanti concreti? Ma guarda, il Consiglio europeo non è un luogo operativo, è un luogo diplomatico, o meglio, raramente è un luogo operativo. È un luogo dove si tessono alleanze, accordi, relazioni. Questo è il, vado a memoria, secondo o terzo Consiglio europeo a cui partecipa Giorgia Meloni, la quale, a differenza di quello che dice De Angelis, ha sempre detto che lei vuole raggiungere i suoi obiettivi in 5 anni, perché c'è tutta una serie di politiche europee e di un modo di stare in Europa che va costruito praticamente da zero nella sua visione. E quindi oggi è tornata senza in mano i 3 miliardi, sì, è tornata senza i 3 miliardi, però come dire, è una sede diplomatica dove, come dire, bisogna lavorare sodo e poi vedremo, no, se nel tempo raggiungerà gli obiettivi. Pino Corries, intanto ricordiamo che i consigli europei non sono un raduno diplomatico, ma è un consesso in cui i capi di governo prendono delle decisioni vere su quello che è stato deciso dalla Commissione, insomma sono quelli che ratificano e che rendono operative eventuali decisioni.
che come la Commissione non ha ancora deciso, non possono deliberare ciò che non è ancora stato deciso. Sì, ma se c'è l'emergenza se c'è l'emergenza che dice Giorgia Meloni, tu a questo Consiglio europeo ti devi incatenare al tavolo finché non ottieni un minimo di risultato e un indirizzo, non puoi gioire sul nulla. No, ma oggi... Allora, ecco, Pino Corrias, perché abbiamo tra l'altro in questa settimana, perché oggi è venerdì, possiamo anche fare martedì e mercoledì, abbiamo visto una Giorgia Meloni di battaglia in Parlamento, sì. No? Mentre invece abbiamo visto l'opposto a Bruxelles in questi due giorni. Sì. No? E... Guarda, io penso che il titolo oggi giusto l'ha fatto Repubblica stamattina e ha detto Meloni torna a mani vuote. Questa era, secondo me, la lettura prevalente. È vero che ci sono, noi ormai abbiamo due Meloni diverse, una Meloni che batte il pugno sul tavolo dove il tavolo risuona ed è a Montecitorio, al Senato, dove il tavolo non risuona, e cioè a Bruxelles, lei è molto più intimidita e sa che non conta molto, non dico che non conti nulla, ma non conta molto. Per cui queste sparate, questo tono anche aggressivo che lei mostra in patria, nella nazione, poi va là e tutto si affievolisce, perché appunto parla di un'emergenza in Tunisia, del fatto che partiranno 600.000, poi diventano 900.000, che ci sarà l'assedio dell'Europa occidentale, e dopodiché torna senza avere raccolto nulla, se non appunto delle promesse. Ma le promesse noi le vediamo da 15 anni, 20 sì, anni. È vero che l'Europa è un po', richiede certo. Un lavoro costante, continuo, e un lavoro, questo sì, di grande diplomazia. Francesca Pascale, esistono... due Meloni, perché lei è stata per anni la compagna di Silvio Berlusconi, che ha stretto importanti relazioni, sullo scenario internazionale. Da questo punto di vista, l'Italia e per l'Italia avere una Presidente del Consiglio come Giorgia Meloni, che cosa significa? E come si sta muovendo Meloni fuori dall'Italia? Ma intanto, indipendentemente da cosa possiamo pensare e credere di Berlusconi, leader, c'è una netta differenza tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. L'empatia, il carisma, la determinazione che Silvio Berlusconi ha portato nella politica sono qualità e valori assai rari, secondo il mio punto di vista, nella politica tutta. La Meloni è un leader completamente diverso da Silvio Berlusconi, non per questo io faccio il tifo affinché lei possa fallire, perché significherebbe che tutta l'Italia fallisca, e questo non ce lo dobbiamo augurare. Mi domando piuttosto, più che la differenza, mi domando la Meloni a fianco di chi sarà in Europa, di una destra liberale come quella dei conservatori inglesi, o quella di stare a fianco della destra rispetto a quella di Orban, per esempio. La comunità LGBTQ+, in questa settimana, ha subito degli attacchi indegni da parte degli uomini della Meloni, e non solo. Hanno paragonato lo stupro di un bambino pari alla creazione di un bambino, e mi domando se questo porta a un dialogo costruttivo che sani problemi come quel vuoto legislativo di cui i bambini delle coppie dello stesso sesso ne sono vittime, se serve al dialogo questo atteggiamento o semplicemente serve soltanto alla loro campagna elettorale. Alessandro Sallusti, un po' è un vizio italiano quello di essere in campagna elettorale permanente, però di sicuro Giorgia Meloni è tornata in patria e si è ritrovata in mezzo a varie polemiche, a cominciare appunto da quelle sui diritti civili. Ora, tu hai scritto, cito testualmente, che esiste un italiano medio, bianco, etero di tendenza, marito più o meno convinto e padre naturale e felice, che quando accende la TV scopre che a nessuno gliene frega niente di lui. Allora, sei sicuro di questo assunto? I diritti per le comunità LGBTQ+, tolgono diritti all'italiano medio?
No, non tolgono diritti all'italiano medio, questo no, infatti non l'ho scritto, dico che è l'agenda politica e quindi l'agenda mediatica che è ribaltata, cioè si occupa al 90% di problemi legittimi, seri, importanti, ma che riguardano una esigua minoranza di italiani, molto esigua, il che non è che non hanno diritto di essere ascoltati, di essere, come dire, infatti li ascoltano, ma assai, no? E mentre invece i problemi della stragrande maggioranza degli italiani è come se cadessero in secondo piano. Cioè io ho fatto l'esempio, il problema della maggioranza degli italiani non è che i loro figli sono o no iscritti all'anagrafe in un certo modo e che non trovano gli asili dove mandarli, quello è un problema che riguarda la maggioranza degli italiani, la maggioranza delle famiglie italiane, eppure come se non avesse diritto di cittadinanza né sui media né nella politica. Dopodiché una cosa velocissima, anch'io come dire sono perplesso di fronte al paragone che è stato fatto tra lo stupro e i bimbi, però attenzione che anche far fare un bambino o una donna su commissione è uno stupro, sarà uno stupro fisico, ma sicuramente è uno stupro. Allora, saremmo alla maternità surrogata. Francesca Pascale, allora intanto vorrei che lei replicasse a quello che ha detto Alessandro Sallusti, perché dice che intanto le comunità LGBTQ+ sono una esigua minoranza di italiani e che l'agenda politico-mediatica è stata completamente ribaltata. È così? No, con tutto il rispetto del pensiero del direttore Sallusti non condivido, perché il fatto che è una piccola comunità che vive questo dramma dell'omofobia non vuol dire che il problema non è molto più grande, perché il problema non è degli omosessuali ma è culturale. Io vorrei che se un giorno avessi un figlio vorrei che nascesse con un'educazione di rispetto nei confronti di tutti, nei confronti di chiunque, indipendentemente la sessualità di quella persona. Vede, le battaglie dei diritti civili non sono solo delle carnevalate come spesso ci sentiamo dire, l'obiettivo della comunità è rendere... Spesso lo sono, però è una libertà d'espressione. Io personalmente le condivido a metà, ma quello non vuol dire che rispecchia tutta la comunità quella carnevalata. Ma l'obiettivo vero della comunità è affinché tutta la società percepisse l'omosessualità esattamente come l'eterosessualità, nei confronti di una persona che ha dei diritti e dei doveri nei confronti della società. La propria sessualità è irrilevante, invece noi ci sentiamo discriminati perché semplicemente perché decidiamo di scegliere la nostra persona che amiamo del nostro sesso, e questo è aberrante per uno Stato democratico come questo Paese. Ti do subito la parola Corria, se poi Alessandro De Angelis, perché diciamo che da quando è il governo Giorgia Meloni si è infiammato un dibattito sui diritti delle comunità LGBTQ+, in più diciamo anche il diritto a un certificato di figli, di coppie omogenitoriali, è stato tutto ribaltato. Anzi, questo sì, poi Alessandro ti voglio chiedere in un tutt'altro tema che è quello della maternità surrogata, che per la verità non c'entrava e non c'entra nulla. Niente. Dicevo, anzi sembra che tutto quello che loro elaborano sia per intralciare i diritti, ancorché di minoranze, è vero, ma le minoranze sono utili a questa maggioranza perché possono fare la voce grossa contro le minoranze. Sono 3 giorni, 4 giorni che parliamo di un'esigua minoranza, quella delle madri detenute con i figli, che risultano essere 21 in Italia, con 24 bambini. E non si capisce perché questa situazione delle madri detenute con figli, che stanno nelle carceri con figli tranne in 2 case famiglia a Roma, debba diventare un problema irrisolvibile. La verità è che la destra pensa che i diritti siano una quantità limitata e tutte le volte che li allarghi va a detrimento appunto della grande maggioranza eterosessuale, ceto medio e quant'altro di cui parlava
di cui parlava Sallusti, ma non è... Ma però non c'è è... il diritto a non essere borseggiato in metropolitana, è un diritto anche quello. Ma per allora, carità, però... ma sì, ma è un caso. No, è, per carità. È una donna rom che sta sulle prime pagine di un paese di 50 milioni di abitanti e ci stiamo occupando del fatto che lei ha fatto 4, 5, 6, 10 borseggi e ha fatto altrettanti figli. È un caso, secondo me è un caso sociale, psicologico... forse psichiatrico, non lo so, però insomma è un caso da affrontare, ma non puoi questo contrapporlo ai diritti, allo sviluppo dei diritti civili di tante minoranze, perché poi le società sono fatte di tante minoranze oltre sì, che ma non c'è di il diritto una maggioranza. A rubare. No, ma però adesso non spostiamo il tiro, Alessandro, voglio sentire De Angelis. Nessuno rivendica il diritto a rubare. No, credo che nessuno qui voglia rivendicare il diritto al furto, al borseggio. Perché tutto questo? Per i motivi di cui sopra, che in Europa, che cito l'espressione di Roberto D'Agostino efficace, Giorgia Meloni fa la draghetta, quindi si allinea e non porta a casa nulla, diciamo, dei risultati. In Italia ha bisogno, come recupero di consenso, di fare un po' la ducetta, cito sempre, diciamo, cioè se di dare dei ci segnali. Ci stai citando D'Agospia, di Roberto D'Agostino. Sì, mi sembra un'espressione, mi sembra un titolo felice, diciamo, la ducetta e la draghetta. E che, qual è il messaggio sostanzialmente? Andiamo alla questione. Il messaggio è una idea ideologica che non corrisponde più alla realtà della famiglia tradizionale come cuore sostanzialmente della nazione. Di qui un atteggiamento che a mio giudizio è del tutto antistorico e non in sintonia col paese. Sul caso che dicevi tu, la registrazione dei figli di coppie omosessuali, che è davvero incomprensibile. Cioè io mi domando, ma perché un bambino già nato deve avere meno diritti degli altri bambini e un padre non può andarlo a prendere a scuola? Perché non può avere il diritto che se quel padre non ha fatto testamento ha un'eredità? Perché quel bambino non può avere una pensione di reversibilità? Ma perché? Me lo spiegate per quale motivo? Mi perché spiegate si sentono... il perché di questo? Alessandro Sallusti. Non solo non riconoscono questo, spostano il tema in materia ideologica sulla maternità surrogata, che non c'entra nulla. Nulla. E oggi abbiamo raggiunto un tripudio ideologico, per cui nel momento in cui Fratelli d'Italia oggi vuole togliere il reato di tortura, si toglie il reato di tortura, si stabilisce che la maternità surrogata è un reato universale. Cioè mi arrestano in Italia per ciò che in paesi civili come gli Stati Uniti, il Canada e la Spagna, diciamo, non è reato. Ora, francamente, dopodiché io sono stupefatto che su questo ci sia una campagna dei sedicenti liberali, perché questo tema, caro Sallusti, questo tema è un tema che andrebbe affrontato in maniera non ideologica. E un liberale, che cosa dice un liberale? Che ciò che io non condivido non è detto che debba essere vietato, perché altrimenti un liberale sta difendendo un approccio di Stato etico. Questa è la fondamentale allora, differenza. Alessandro Sallusti, prima di darti la parola vorrei solo interpellare ancora Francesca Pascale, perché lei ha detto che sui diritti Silvio Berlusconi era molto aperto e la pensava come lei e che poi qualche cosa è cambiato e che anzi questo è stato uno dei motivi per cui alla fine la vostra storia è finita. Che cosa è successo? Ma sul piano personale credo sia successo quello che succede quasi a tutte le coppie che finiscono: quando non si va più d'accordo è importante dividere le strade, con tutto il rispetto del caso. Nei confronti di Silvio Berlusconi mi lega un sentimento felice e che è indelebile. Quello che ho sempre riconosciuto in lui è una forte attrazione verso la libertà. L'ho sempre riconosciuto come un liberale che non ha mai fatto alcun tipo di riferimento politico nostalgico, ci mancherebbe altro, riguardo al fascismo, tantomeno posizioni politiche omofobe. Mi ha sempre molto sorpreso il fatto di essere alleato di due partiti, da una parte con una nostalgia per la grande maggioranza degli eletti di Fratelli d'Italia, una nostalgia fascista, dall'altro troviamo Salvini che di esternazioni razziste ne ha fatte tantissime. Sono sempre stata in contrasto con Berlusconi rispetto ai suoi alleati e le nostre discussioni erano spesso accese, per cui poi anche per questo motivo la nostra relazione è finita.
ma da qui a considerare Berlusconi vicino agli ideali sovranisti riguardo l'omosessualità, francamente non me la sento nella maniera più assoluta. Berlusconi è sempre stato un liberale, diversamente facevo proprio fatica a votarlo, oltre che diventare la sua compagna. Alessandro Sallusti, tu hai lavorato per il giornale di proprietà di Silvio Berlusconi, anche se adesso sta sì. vendendo, quindi lo conosci molto bene, e ti ritrovi in questa descrizione e ha ragione Francesca Pascale, Alessandro Sallusti, insomma, chi dice ma un vero liberale non può essere ossessionato con i più diritti per più minoranze, perché veramente è uno dei pilastri di ogni democrazia, ma guarda, di ogni democrazia liberale. Mi riconosco pienamente in quello che ha detto Francesca Pascale riguardo al Presidente. Il Presidente è assolutamente liberale, ma io non credo che qui stiamo parlando dei diritti degli omosessuali o dei diritti. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, almeno è quella la cosa che fa discutere. Se è da considerare liberale, è da considerare un diritto pagare una donna perché tenga in grembo un bambino per 9 mesi e poi se ne disfi come se fosse un pacchetto. Allora no, qui non c'entra essere liberali. Il nocciolo della questione è quella. Mi faccia finire però. Il problema è esattamente quello. Che io non so cosa la pensa Berlusconi su quello, però io potrei cominciare a prenderlo in considerazione il giorno in cui, dico perché è qui, non perché mi rivolgo a Francesca Pascale, o comunque una signora benestante, istruita, colta, eccetera, eccetera, offra il suo utero alla sua cameriera che non può avere figli, tenga in grembo il bambino 9 mesi e poi lo dà alla sua cameriera, perché finché avviene solo l'inverso, cioè la cameriera che offre l'utero alla padrona. Ecco, Francesca Pascale Corria, io da quando si è scatenata questa polemica con relativi dibattiti ho sempre ricordato che per la verità nessuno ha voluto discutere e impostare il dibattito sulla maternità surrogata. O sbaglio, Francesca Pascale? No, sono nessuno, due questioni diverse. Siamo partiti dai bambini, sia quelli di coppie etero che di coppie omogenitoriali, che avessero e che abbiano gli stessi diritti. Questo è il punto, giusto? Questo è il punto. E la destra, soprattutto questa destra sovranista, confonde i temi per spaventare le persone, soprattutto quelle meno informate. La maternità surrogata è un atto di generosità, nessuno qui vuole mortificare la donna, svendere i bambini a pagamento, ma esiste anche la fecondazione, direttore, esiste in questo paese la fecondazione vitreo ed è un atto generoso e non è a pagamento. Smettiamo di pensare come la maternità surrogata come se fosse un atto contro l'umanità. Agli stessi diritti di rispondere. Adesso non fa lui parlare. Il problema è che nessuno si sta battendo per la maternità surrogata in Italia, non in questo momento, non adesso. Tema, però quando si dice che la maternità surrogata è un abominio, francamente mi sento proprio in dovere di dire che non è così, secondo me, perché ha lo stesso diritto dell'aborto, ha lo stesso diritto del rispetto dell'aborto, è un atto di generosità. Chi non è d'accordo con la surrogata, esattamente come l'aborto, non assume la pratica, semplicemente non ne fa uso. Ma non perché io e Sallusti la pensiamo in maniera diversa, la surrogata deve essere definita una pratica abominevole, perché una donna che non ha, ha la possibilità di rendere felice una coppia che non ha la fortuna di diventare genitore, io in quella donna trovo semplicemente un atto generoso. Io non sono del tutto d'accordo, perché io non penso che i desideri siano dei diritti. Penso che, per esempio, ci sono milioni di bambini da adottare senza per questo pagare una donna e così via. Penso che ci siano delle limitazioni, però tutto attiene alla propria coscienza, a quello che uno decide nella propria vita. Insomma, non. Poi soprattutto non è un tema all'ordine del giorno, stiamo parlando di diritti
di figli che appunto devono essere presi a scuola, devono avere due genitori e così via, insomma sono cose molto più semplici. Questa battaglia è fatta appunto per spaventare l'opinione pubblica, aggredire l'opinione pubblica e in questo senso appunto continuare a dire che è il vero messaggio, che i diritti degli omosessuali intralciano quelli o limitano quelli degli eterosessuali, ma non è così. Tra l'altro non è così. Tra l'altro la fecondazione, questa è una pratica che soprattutto le coppie eterosessuali ne fanno uso, non è una cosa esclusiva agli omosessuali. E L'85% sono in coppie eterosessuali. In Italia forse l'80%. Sento spesso dire, anche se è un argomento completamente diverso rispetto ai diritti, sento sempre dire che è qualcosa di contro natura. Ma chiedo scusa, lo era tanti anni fa, anche secondo la Chiesa, contro natura anche il trapianto. Sa Francesca cosa voglio raccontarle? Io ho conosciuto una persona tanti anni fa che aveva un grosso problema, un rene, è andata in India, ha comprato il rene di un ragazzo, se l'è fatto trapiantare lì in India. Ma era un suo diritto trovare un rene nuovo, ma secondo lei è possibile? Allora soddisfiamo i nostri diritti. Faccio un'altra domanda che abbraccia... faccio ancora un'altra domanda che abbraccia ancora un altro tema. Vado a comprare un rene, vado a comprare un pezzo di... Allora, che Sallusti, allora Alessandro Sallusti, mi pare che quello che tu stia dicendo è che man mano che la scienza e la tecnica avanzano, i problemi di ordine etico e o anche morale si moltiplicano e quindi... Diciamo che la società contemporanea evolve, cambia e si interroga e si deve interrogare insieme naturalmente alla politica. Alessandro De Angelis, scusa. No, però una precisazione, perché qua si fa una grande confusione, come se la maternità surrogata coincidesse automaticamente con il commercio, quello che volgarmente viene chiamato l'unico in affitto. È così in Ucraina e in India, dove peraltro, che sono i paesi più poveri, è vietato agli omosessuali. In paesi civili, come l'America, il Canada, la Spagna, non è così. E comunque ha ragione Corrias. Questo è un grande tema che interroga le coscienze e che andrebbe affrontato non come uno spauracchio per poi vietare cose che sono norme di civiltà. Ma io però voglio dire una cosa. Io noto in questo governo e in alcune parti delle classi dirigenti di questo paese un tentativo di far tornare indietro le lancette della storia. L'Italia, lasciatemelo dire, l'Italia è un grande paese, l'Italia è un paese che non è la Polonia, l'Italia è il paese dove fu l'Italia a scegliere il divorzio e l'aborto, fu l'Italia che sulla fecondazione con un referendum, fu l'Italia che costrinse i governanti a legiferare sulla fecondazione assistita, si fecero le manifestazioni sul Family Day, la stessa Roccella che oggi fa una crociata reazionaria e dopodiché sono arrivate le unioni civili, adesso si scelgono nuove cose, l'Italia è più avanti, ci sono più tipi di famiglie, ci sarebbe da citare l'Amleto di Shakespeare, ci sono più famiglie tra il cielo e la terra di quante ce ne siano nella tua filosofia, ci sono famiglie fatte da due fratelli che hanno dello stesso sesso, soprattutto uno non esclude l'altro, è un paese più bello di come un pezzo della sua classe dirigente, c'è anche uno spirito reazionario in alcune parti eccetera, ma è un paese che sta più avanti, quindi io sono convinto che non ce la faranno e consiglierei a Giorgia Meloni, se ambisce ad essere un partito maggioritario, siccome è votata anche da omosessuali, è votata da chi la pensa magari come Francesca Pascale piuttosto che anche come me eccetera, così restringe, non allarga questo anche paese come non è... me, io poi vengo da una minoranza etnico-linguistica a figurarsi se posso essere contro i diritti delle minoranze. Comunque, che Francesca Pascale, questo il dibattito è aperto e andrà avanti e verrà accompagnato, speriamo, dalla politica in modo responsabile, senza inutilmente dividere, senza inutilmente portare a degli scontri. Senza politicizzarlo soprattutto, perché il tema dei diritti appartiene a tutti indipendentemente da quello che poi andiamo a votare nelle urne. Credo che dovremmo proprio arrivare a questo punto, cioè non rendere più i diritti civili un fatto di squadre politiche.
ma vero, verissimo. Allora, col punto di Paolo Pagliaro che vi faccio vedere adesso, torniamo a Roma, nella capitale, dove c'è più di un problema. Guardate. Adesso possiamo dirlo, il problema non era Virginia Raggi. I cinghiali in città hanno smesso da tempo di essere un'emergenza esclusivamente romana, anzi, a dire il vero, questa esclusiva Roma non l'ha mai avuta. Già nel 2011 ci si poteva imbattere in un cinghiale nelle strade di Genova o Trieste. 10 anni dopo il fenomeno veniva segnalato in un centinaio di città. Uno studio condotto ora da ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, registra 863 diverse segnalazioni che mostrano un netto aumento dei cinghiali urbani nel corso degli ultimi 10 anni. Le dimensioni dei centri abitati frequentati vanno da paesi con circa 1000 abitanti a metropoli come appunto Roma. Ma va detto che prima di essere sorpresi a grufolare davanti ai nostri cassonetti, i cinghiali erano abitanti abituali di città come Berlino e Barcellona. Il cinghiale ha grandi capacità di adattamento, onnivoro e in grado di vivere nei contesti più disparati, è un animale intelligente e sociale. Secondo l'ISPRA, in Italia ce ne sono almeno 1,5 milioni, numero in continua crescita nonostante i cacciatori. In città il cinghiale è anche un problema di pubblica incolumità, può causare incidenti stradali, rovesciare cassonetti, distruggere un giardino, caricare le persone se si sente minacciato o in trappola. Oggi, su Scienza in Rete, si discute del problema ipotizzando alcune soluzioni. La prima è di rendere le città meno attrattive e di restituire i cinghiali al loro habitat, smettendola di trattarli come se fossero cani e gatti, offrendo loro del cibo, cercando di toccarli, avvicinandoli per fare foto. L'ISPRA manda a dire che occorre lasciare selvatici i selvatici e aiutarli a mantenere le distanze. Ecco, sante parole. Allora, prima di salutarvi, vi voglio ricordare che questo fine settimana tornano in 4.300 piazze italiane le uova di Pasqua dell'AIL. Bastano 12 euro per comprarle e raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. Quindi grazie, grazie per tutti quelli di voi che lo vorranno fare. Saluto i miei ospiti. Grazie Francesca Pascale, grazie Alessandro Sallusti, grazie Alessandro De Angelis, grazie Pino Corrie. Se ricordo il tuo ultimo libro, dal titolo Hanno fermato il capitano ultimo, con chiare lettere. Grazie spettatrici e spettatori. Adesso vi lascio a Diego Bianchi, al suo Propaganda Live, quindi state con noi e noi come sempre lunedì 8:30. Arrivederci.